Ciao, mi chiamo Simone Calisti, sono commercialista e ti do il benvenuto a questo nuovo video della collana di efficacia fiscale. Oggi condivido con te la differenza fra tasse, imposte e contributi. Ti dico questo perché purtroppo, comunque su internet, alla radio o alla TV, effettivamente si utilizza un nome improprio, cioè una definizione impropria delle tasse, ok? Perché effettivamente è vero che le tasse sono un qualcosa, ok? Che non ci piace perché va pagato, ok? Però non sono quello che sembra, ok? E ti dico il motivo. Le tasse, puoi andare a cercare anche su Wikipedia, sono quelle cose che tu paghi perché chiedi a un sistema, chiedi ad esempio allo Stato, un servizio in più, no? Rispetto a quello che è nell'ordinario. Esempio, un ticket sanitario. Quando tu in qualche modo vai all'ospedale, ti fai male un qualcosa e ti fanno pagare un ticket specifico, quella cosa comunque è una tassa, perché va a tassare un qualcosa che tu hai richiesto. Bene. Dall'altra parte abbiamo una macro categoria di imposte, cioè l'imposta è tutto quello che tu paghi perché produci un certo reddito, che è quello che noi vogliamo diminuire. Cioè, quando noi impropriamente parliamo di tassazione, in realtà stiamo parlando di imposizione, ok? E quando noi vogliamo dire o pensiamo vogliamo diminuire le tasse, in realtà quello che vogliamo diminuire principalmente sono le imposte. E ti posso mostrare che si chiamano imposte, sono imposte, da questi esempi. Quando tu paghi l'F24 sulla tua dichiarazione dei redditi, in quel caso tu paghi l'IRPEF, che l'IRPEF è acronimo di imposta sul reddito persone fisiche. Quando tu hai un SRL, nel caso in cui dovessi avere un SRL e nella sua dichiarazione dei redditi, tu pagheresti l'IRES, che è l'acronimo di imposte sul reddito delle società. Quindi questo sta a dimostrare che quello che veramente noi vogliamo diminuire sono le imposte. Ma infatti è per quello che io ho scritto il mio libro Come diminuire le imposte dell'SRL, ok? Perché quello che noi vogliamo diminuire sono le imposte e non sono le tasse, ok? L'altra categoria, diciamo, di cose che noi dobbiamo pagare quando esercitiamo un'attività economica sono i contributi. I contributi invece sono quelle cose, diciamo, personali che non sono a fondo perduto, perché le tasse e le imposte sono quelle cose date, ok, per un motivo, ma in qualche modo perché sono in un sistema economico per erogare i servizi in generale, ok? Dall'altra parte i contributi invece sono cose che, per carità, sono obbligatorie da pagare per legge, però sono accumulate in qualche modo a mio nome per la pensione in futuro e così via, ok? Quindi queste sono le tre tipologie di tasse, imposte e contributi che c'è in un sistema, almeno qui in Italia, ok? È ovvio che tutti quanti noi sappiamo che sono alte, ok? In alcuni casi, se gestisci molto male il tuo, comunque il tuo prelievo impositivo, se è gestito male, può arrivare anche a un importo, a un'aliquota superiore del 70%. Per questo motivo è già da 2 anni che, comunque a partire dal 2017, che sto scrivendo articoli fiscali che riguardano strumenti di pianificazione fiscale che tu puoi utilizzare con un SRL. Quindi qui sotto ti metto il link e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!